Buonasera a tutti, bentrovati alla degustazione delle ore 17. Questa sarà una serata difficile e impegnativa perché andremo a scoprire un vino antico, un vino dell'epoca latina. È il famoso Falerno, un vino che già i latini avevano descritto forse come il miglior vino rosso che si produceva in quel periodo. La zona del Massico nel quale si produceva è in Campania, siamo quindi in provincia di Caserta, e a partire dagli anni 60 la famiglia Vallone, quando acquistò Villa Matilde, ha iniziato a ricercare, a indagare per in mezzo ai vigneti di questa regione per cercare di raccogliere qualche vitigno, qualche pianta, qualche ceppo che potesse essere ricollegato al periodo prefilosserico. Noi sappiamo che questa viticoltura antica era arrivata fino alla fine dell'Ottocento, quando poi la fillossera ha distrutto tutti i vigneti e quindi è andato perso in qualche modo molte delle origini, delle tracce che la storia ci aveva lasciato. Questo difficile compito la famiglia Vallone l'ha compiuto assieme ai centri di ricerca, universitari, per appunto cercare di capire e di indagare in mezzo a questi vigneti se esisteva ancora appunto qualche ceppo, qualche pianta antica che fosse sopravvissuto alla fillossera. Naturalmente sono state trovate molte, molte piante, alcune virosate, altre no. È stato quindi iniziato un lavoro di selezione, di indagine attraverso tutte queste piante per riuscire a raccogliere del materiale genetico sano e che potesse essere reimpiantato. A partire dagli anni 70 quindi l'azienda comincia a piantare nuove vigne con questi ceppi antichi e naturalmente sfrutta le nuove tecnologie anche negli impianti. Gli impianti diventano più fitti, il sistema di allevamento è buio, si parla dei vigneti di circa 5.000 ceppi per ettaro, in modo che possano dare una buona qualità, una buona espressione territoriale, e inizia quindi questa lunga avventura che ancora oggi continua, perché ancora oggi si compiono ricerche, si fanno studi proprio per cercare di migliorare sempre di più ciò che esiste in questi vigneti. Il vino che più rappresenta, diciamo così, tutto questo lavoro di ricerca è il Camarato. È appunto il vino più importante di Villa Matilde, è il vino che in qualche modo è diventato il fiore all'occhiello di Maria Ida e di Salvatore a Vallone, i figli dell'avvocato Vallone che acquistò questa tenuta appunto negli anni 60. I fratelli a Vallone hanno cominciato a voler ottenere della grandissima qualità e si sono anche affidati alle mani di Riccardo Cotarella, che segue tutta la parte enologica, tutta la vinificazione, quindi tutta la trasformazione dell'uva in vino. Questo è quindi un vino che in qualche modo risente di tutto il lavoro fatto e di tutta la storia che da alcuni millenni arriva fino a noi. Il Vigna Camarato è quindi un vino che nasce su questi terreni di origine vulcanica, perché la Vigna Camarato è appunto a Rocca Monfina. Siamo quindi su un vulcano spento, il quale ha dato vita a questi suoli prevalentemente tufacei, ricchi anche di fosforo e di potassio, quindi dei terreni che danno una risposta qualitativa molto molto elevata, perché le radici hanno la possibilità di arrivare in profondità dove trovano tutti gli elementi minerali e la giusta umidità che serve per la loro crescita. Ricordiamoci che in questa area è, come dire, caratterizzata da queste colline molto molto dolci, sono colline con un andamento regolare che qua e là formano persino qualche piccolo altopiano, tanto è dolce il loro movimento. È quindi un territorio molto bello anche da vedere, molto bello da andare a visitare, perché davvero ha alle spalle l'Appennino e in lontananza il mare. Questo è un vino che nasce con due vitigni, i vitigni più classici di questa zona, che sono appunto l'Aglianico e il Piedirosso. Entrambi hanno un ruolo appunto particolare. L'Aglianico è quello che dà la forza, la muscolatura, la potenza al vino.
Il PD rosso è quello che riesce a dare un tocco più gentile, che riesce ad aggiungere un tocco floreale, che riesce ad aggiungere quel tocco di fragranza che altrimenti verrebbe un pochettino sacrificato dalla potenza dell'aglianico. Le uve vengono vendemmiate separatamente, naturalmente, ma tutto avviene verso la fine di ottobre e poi inizia la vinificazione che viene condotta con una alla temperatura di circa 25 gradi, con una lunga macerazione che si protrae per 20-25 giorni. Poi il vino, dopo la fermentazione malolattica, passa in barrica, dove ci starà per 12 mesi. Le barrique non sono totalmente nuove, ve ne è un terzo nuovo, un terzo di primo passaggio, un terzo di secondo passaggio. Conclude in qualche modo il lavoro di vinificazione una lunga sosta in bottiglia che si protrae tra i 12 e i 18 mesi prima di essere messo in commercio. E quindi un vino che vuole già offrirsi con tutta la sua maturità, con tutta la sua eleganza, in modo che appunto il pubblico lo possa cogliere già immediatamente, ma naturalmente lo può anche destinare a un lungo invecchiamento, perché questi sono vini di estrema forza, di estrema potenza, che sono anche adattissimi ad un lungo o lunghissimo invecchiamento. Noi vediamo questo 2004, questo Palermo del Marsico rosso camarato, che si presenta ancora con questo colore bellissimo, intenso, molto, molto vivo, con questa tonalità porpora e con qualche riflesso granato, ma molto, molto leggero, e persino qualche riflesso quasi bruno, che gli dà molta profondità, molta intensità al colore. Il profumo è ricchissimo, fatto di tantissime note fruttate, intense, dolci, mature, dai frutti di bosco alla ciliegia selvatica, vi è davvero una grandissima quantità di queste sensazioni, tutte molto intense, molto, molto dolci, molto mature, molto polpose. Vi è poi un tocco vagamente floreale, di violetta, di rosa passita, davvero molto, molto elegante. E poi questa ricchissima speziatura fatta di toni morbidi, dolci, caldi, davvero molto molto avvolgente, un vino estremamente confortevole al profumo, che dà subito una sensazione di molta morbidezza, di molta maturità. Il gusto è eccezionale, un vino davvero di caratura nettamente superiore, ha una dolcezza, un'intensità, una consistenza davvero straordinaria, vi è una trama tannica finissima, avvolgente, che dà continuamente una sensazione di vivacità, di movimento, un vino davvero di una grande espressività, di una grande personalità. Un vino davvero che invita continuamente a fare dei piccoli sorsi, perché con i piccoli sorsi si sente meglio la sua ricchezza, la sua variabilità, tutta la sua estrema versatilità nel fornirci continuamente delle sensazioni nuove, delle sensazioni sempre diverse, sempre grande maturità, grande dolcezza, grande concentrazione e naturalmente una grandissima eleganza, davvero un vino straordinario. E io davvero sono molto contento di aver aperto oggi questa bottiglia e di aver diviso con voi qualche impressione, perché è davvero un vino di straordinaria forza, di straordinaria eleganza, e quindi onore e merito ai fratelli Avallone e naturalmente anche a tutti i loro collaboratori per aver realizzato un vino di una tale importanza storica e culturale, davvero molto 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 bello, molto buono. Io auguro naturalmente a tutti voi una bellissima serata e come sempre vi do appuntamento a domani sera.